Cari fratelli e sorelle, Mingalabar. Prima di venire in questo paese ho atteso a lungo questo momento. Molti di voi sono giunti da lontano e da remote aree montagnose, alcuni anche a piedi. Sono venuto come pellegrino per ascoltare e imparare da voi e per offrirvi alcune parole di speranza e consolazione. La prima lettura odierna dal libro di Daniele ci aiuta a vedere quanto sia limitata la sapienza del re Baldassare e dei suoi discenti. Essi sapevano come lodare gli dèi di oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno, di pietra, ma non possedevano la sapienza per lodare Dio, nelle cui mani è la nostra vita e il nostro respiro. Daniele invece aveva la sapienza del Signore ed era capace di interpretare i suoi grandi misteri. L'interprete definitivo dei misteri di Dio è Gesù. Egli è la sapienza di Dio in persona. Gesù non ci ha insegnato la sua sapienza con lunghi discorsi o mediante grandi dimostrazioni di potere politico e terreno, ma dando la sua vita sulla croce. Qualche volta possiamo cadere nella trappola di fare affidamento sulla nostra stessa sapienza, ma la verità è che con noi è che noi possiamo facilmente perdere il senso dell'orientamento. In quel momento è necessario ricordare che disponiamo di una sicura bussola davanti a noi, il Signore crocifisso. Nella croce noi troviamo la sapienza che può guidare la nostra vita con la luce che proviene da Dio. Dalla croce viene anche la guarigione. Là Gesù ha offerto le sue ferite al Padre per noi, le ferite mediante le quali noi siamo guariti. Che non ci manchi mai la sapienza di trovare nelle ferite di Cristo la fonte di ogni cura. So che molti in Myanmar portano le ferite della violenza, sia visibili che invisibili. La tentazione è di rispondere a queste lezioni con una sapienza mondana che, come quella del re nella prima lettura, è profondamente viziata. Pensiamo che la cura possa venire dalla rabbia e dalla vendetta. Tuttavia, la via della vendetta non è la via di Gesù. La via di Gesù è radicalmente differente. Quando l'odio e il rifiuto lo condussero alla passione e alla morte, egli rispose con il perdono e la compassione. Nel Vangelo di oggi il Signore ci dice che, come Lui, anche noi possiamo incontrare rifiuto e ostacoli, ma che tuttavia Egli ci donerà una sapienza alla quale nessuno può resistere. Egli qui parla dello Spirito Santo, per mezzo del quale l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Con il dono dello Spirito, Gesù rende capace ciascuno di noi di essere segno della sua sapienza, che trionfa sulla sapienza di questo mondo e della sua misericordia, che dà sollievo anche alle ferite più dolorose. Alla vigilia della sua passione, Gesù si offrì ai suoi apostoli sotto le specie del pane e del vino. Nel dono dell'Eucaristia non solo riconosciamo con gli occhi della fede il dono del suo corpo e del suo sangue, noi impariamo anche come trovare riposo nelle sue ferite e là essere purificati da tutti i nostri peccati
e dalle nostre vie distorte. Rifugiandovi nelle ferite di Cristo, cari fratelli e sorelle, possiate assaporare il balsamo risanante della misericordia del Padre e trovare la forza di portarlo agli altri, per ungere ogni ferita e ogni memoria dolorosa. In questo modo sarete fedeli testimoni della riconciliazione e della pace che Dio vuole che regni in ogni cuore umano e in ogni comunità. So che la Chiesa in Myanmar sta già facendo molto per portare il balsamo risanante della misericordia di Dio agli altri, specialmente ai più bisognosi. Vi sono chiari segni che, anche con mezzi assai limitati, molte comunità proclamano il Vangelo ad altre minoranze tribali senza mai forzare o costringere, ma sempre invitando e accogliendo. In mezzo a tante povertà e difficoltà, molti di voi offrono concreta assistenza e solidarietà ai poveri e ai sofferenti. Attraverso le cure quotidiane dei suoi vescovi, preti, religiosi e catechisti, e particolarmente attraverso il lodevole lavoro del Catholic Karuna Myanmar e della generosa assistenza fornita dalle pontificie opere missionarie, la Chiesa in questo paese sta aiutando un gran numero di uomini, donne e bambini, senza distinzione di religione o di provenienza etnica. Posso testimoniare che la Chiesa qui è viva, che Cristo è vivo ed è qui con voi e con i vostri fratelli e sorelle delle altre comunità cristiane. Vi incoraggio a continuare a condividere con gli altri la sapienza inestimabile che avete ricevuto, l'amore di Dio che sgorga dal cuore di Gesù. Gesù vuole donare questa sapienza in abbondanza. Certamente Egli premierà i vostri sforzi di seminare semi di guarigione, riconciliazione nelle vostre famiglie, comunità e nella più vasta società di questa nazione. Non ci ha forse detto che la sua sapienza è irresistibile? Il suo messaggio di perdono e misericordia si serve di una logica che non tutti vorranno comprendere e che incontrerà ostacoli. Tuttavia, il suo amore rivelato sulla croce è in definitiva irresistibile. È come un GPS spirituale che ci guida infallibilmente verso la vita intima di Dio e il cuore del nostro prossimo. La Beata Vergine Maria ha seguito suo figlio anche sull'oscura montagna del Calvario e ci accompagna in ogni passo nel nostro cammino terreno. Possa ella ottenerci sempre la grazia di essere messaggeri della vera sapienza, profondamente misericordioso verso i bisognosi, con la gioia che deriva dal riposare nelle ferite di Gesù che ci amate sino alla fine. Gesù, ti invade.